capire quello che succede oggi, quello che andiamo a votare oggi, ripercorriamo ma brevemente la storia dell'indennità di carica dei consiglieri regionali, perché è interessante. Allora, le regioni vengono create nel 70, i consiglieri regionali del Piemonte rimangono per circa 2 anni senza stipendio, quindi vengono qui, forse era già Palazzo Lascaris, fanno la loro attività, forse c'era meno attività legislativa perché insomma il titolo quinto non c'era quasi niente, non dava più di tanto, però tant'è, venivano qui praticamente gratuitamente. Poi, come era giusto che fosse, si è fatta una legge nel 72 che determinava la loro indennità di carica e la legava, così come è accaduto per molte altre regioni, la legava all'indennità di carica dei parlamentari. E all'inizio era fissata al 55% dell'indennità di carica dei parlamentari. Cosa è accaduto poi? Essendo una classe che poteva decidere per il suo stipendio, ha deciso di aumentarselo, per cui dal 55% negli anni si è arrivati fino all'85% dell'indennità di carica dei parlamentari. E poi, quando è arrivato Monti, qualcuno ha detto: ma non è che poi Monti riduce lo stipendio di parlamentare e per ricaduta diminuiscono gli stipendi di tutti i consiglieri regionali d'Italia? Si è pensato di dire: sì, riduciamo gli stipendi dei consiglieri regionali, però li disancoriamo, li sleghiamo dalla retribuzione dei parlamentari. Almeno, dovesse mai succedere che li abbassano, noi siamo protetti, ci riprendiamo la nostra autonomia. Però, così come negli anni la possibilità di poter decidere autonomamente sulla propria retribuzione ha fatto sì che questa aumentasse, allo stesso modo oggi il Consiglio regionale, nella sua autonomia, pur potendo attuare delle soluzioni veramente vicine, ma non dico solo al buon senso, ma anche a quello che si dice nella politica nazionale, e non è il nostro leader politico che lo dice, è il leader politico di qualcun altro che lo dice, è il Presidente del Consiglio che lo dice, pur potendolo fare, gli si riduce solo del 10%. Ma, come ha detto il collega Bono, noi con questo emendamento ci prendiamo il compito, diciamo che sembra un po' quest'ultimo periodo, se non altro sui costi della politica, che è quello di raccogliere le parole fatte da Renzi o le parole fatte da Chiamparino o le parole fatte qui in aula da alcuni consiglieri di maggioranza e metterle su carta per vedere se queste rimangono parole o se le parole si vogliono far seguire i fatti. Oggi noi siamo autonomi, possiamo decidere se ridurre del 5, del 10, del 20, del 50 o anche del 100. E allora, se siamo autonomi per farlo, possiamo anche arrivare a quel valore assoluto, che sarà poi quello che verrà messo in Costituzione. Ci vuole la volontà politica di farlo. Siccome si è parlato di chi fa parte del problema, chi fa parte della soluzione, a me è venuta anche in mente una frase di un film, un personaggio interpretato da uno dei miei attori preferiti, Robert De Niro, che dice: c'è chi fa parte del problema, chi fa parte della soluzione e chi fa parte del paesaggio. Ecco, io oggi ho l'impressione che qualcuno voglia far parte del paesaggio per uscire sui giornali oggi con una riduzione del 10%, fra un mese con una riduzione del 36% e poi con l'adeguamento alla Costituzione. A me sembra che qui il gioco del più uno non sia il Movimento 5 Stelle a farlo, l'atteggiamento populista non sia il Movimento 5 Stelle ad averlo, e ripeto, noi siamo disponibili a rinunciare alla nostra proposta di legge. Siamo venuti qui a discutere, e l'atteggiamento di chiusura su una posizione che è inaccettabile, che limita la riduzione al 10%, oggi è quella della maggioranza. Ma lo andremo a dire, lo diremo in tutte le piazze, c'era già la possibilità di farlo. So anche che alcuni di loro voterebbero volentieri la nostra proposta di riduzione, però probabilmente hanno una disciplina di partito, di maggioranza, alla quale devono sottostare. Però è curioso che proprio mentre la maggioranza, e parte della maggioranza, dichiari fastidio verso un dibattito in aula e chieda e si lamenti perché l'opposizione chieda
di terminare le sedute di commissione all'orario predeterminato e fissato? Dicevo, è singolare come in realtà quando noi abbiamo discusso queste proposte di legge in commissione siamo andati, penso, fino alle 20, con la differenza che noi c'eravamo tutti e della maggioranza non c'era quasi più nessuno.